sensibilizzare le persone a un uso consapevole dei videogiochi. Questo è l'obiettivo di un evento organizzato da AUSL e Unione Comuni Area Nord. Utilizzare i videogiochi in maniera consapevole è possibile. È questo il messaggio che Ukman e AUSL hanno voluto trasmettere alla cittadinanza, organizzando la prima edizione di Video Games Are Good nella sala Arcobaleno di Medolla. Questa iniziativa nasce proprio per cercare di creare le condizioni di comprendere quanto il gioco possa essere utile di crescita, competere, ma ovviamente utilizzato in modo sano e etico. Organizzato dalle associazioni ANFAS e Gamers Arena, l'evento è gratuito ed è pensato per tutte le generazioni che qui possono incontrarsi per sfidarsi ma anche per giocare insieme. In questa stanza è presente di tutto, dal gioco competitivo, quindi Street Fighter, che è un picchiaduro di nuova generazione appena uscito, i vari giochi Nintendo, che sono quelli che poi tutti conosciamo iconicamente, Super Mario, Peach per quanto riguarda appunto la famiglia, e a destra abbiamo invece una serie di postazioni in cui i giochi non richiedono particolari skill, piuttosto una capacità collaborativa. Nel corso della manifestazione sono stati coinvolti i bambini delle scuole elementari, ma anche gli studenti di medie e superiori. Fino a domenica, i responsabili di Gamers Arena, associazione nata nel 2014, hanno in programma tornei di Mario Kart, FIFA e Fortnite, ma ci saranno anche momenti di divulgazione con professionisti ed esperti. Dal canto mio, come psicologa, penso che una delle questioni più fondamentali sia proprio il dialogo fra i genitori e i figli. Quindi per il genitore è una sfida avvicinarsi al figlio, alla propria passione, ma in questo modo si fornisce un ponte fra due generazioni diverse che possono quindi dialogare. Quindi nel momento in cui ci sono magari dei rischi o comunque delle insidie, il genitore può essere assolutamente anch'esso consapevole.